Sì, components non altissimi per la verità, dal 5,68 per lo skating skills, ma si scende anche a 4,98 per le transitions. Ed eccola allora la coppia cinese, Weibo Dong, Yiming Wu. Lei ha iniziato a pattinare a 6 anni, Yiming a 3, ma pattinano insieme dalla stagione 2005-2006. 22 anni per Weibo Dong, 24 per Yiming Wu. Hanno anche loro Bin Yao come allenatore. Quest'anno hanno partecipato all'Universiade e hanno ottenuto una seconda posizione. Decimi ai Four Continents. La musica di Joaquín Rodrigo. Buono, triplo toloop in parallelo. Il triplo twist. Triplo loop lanciato, stessa tecnica degli altri atleti cinesi. Anche per loro uscita difficile. Sequenza di passi. La spirale, questa obbligatoriamente interna indietro dal pattino della donna che pattina sul filo interno indietro. Rotola in parallela. Anche qui fuori unisono, un po' recuperato verso la fine. Anche loro un discreto programma. Ecco, il paragone con la coppia che abbiamo visto prima, visto che appunto sono entrambi poi dello stesso allenatore, tecnica l'hai notata uguale per esempio per il lanciato, cosa ci vedi di affinità tra di loro? Beh, si vede proprio la scuola, si vede la scuola tecnica, hai visto il lanciato è stato preso praticamente nello stesso modo, con questo appoggio del loop di lei molto molto corto, appoggia e salta via subito, lui la solleva immediatamente, la lancia immediatamente, lo stesso per la stessa, un po' la stessa tecnica, la stessa cosa per il twist che è un altro dei loro punti forti. Loro sono tutti cinesi, sono molto forti in questi esercizi più acrobatici e Proprio un per la po' loro meno, tradizione, penso, no? È esatto, proprio. un pochino meno dal punto di vista dello scivolamento, della presentazione, della cura dell'unione della coppia, proprio del programma. In questo caso, per esempio, condotto bene dal punto di vista tecnico,
però non si può dire che ci fosse proprio una ricerca coreografica piuttosto che una, uno stile molto curato. Qui il twist non ha avuto il catch sulla vita, non l'ha presa esattamente sulla vita, quindi qualche meno da parte dei giudici dovrebbe arrivare. Però anche loro, siamo sempre su un contenuto tecnico molto molto elevato, come abbiamo visto per la gara maschile, ormai si viaggia con dei contenuti tecnici molto molto elevati. Quindi intanto è una questione di qualità, chi meglio fa più punti prende. E poi è una questione di non sbagliare, perché qui l'errore si lo paga, paghi si tanto. Paga caro. Esatto. E l'abbiamo visto, come ricordavi tu, anche proprio prima nella gara maschile. Cioè, esatto. L'errore viene pagato, e soprattutto oramai con un livello tecnico così alto, soprattutto nella gara maschile, il quadruplo fa la differenza. Quindi siamo arrivati a quello che Plushenko voleva che succedesse all'Olimpiade a Vancouver, e oggi è successo un po' sotto i suoi occhi qui a Mosca, tra l'altro, dove, lo ricordiamo, Patrick Chan ha infranto il record nello short program, che era proprio di Plushenko, che aveva segnato ai campionati europei del 2010. Parlavamo anche di essere abituati, no? Una tradizione anche per loro, a livello anche di ginnasta per loro, di ginnastica per loro. Poi mi racconterai ai nostri telespettatori anche la scelta che avete fatto di andare ad allenarvi con la squadra di ginnastica ritmica a Deje, con le campionesse del mondo. Quanto può essere utile anche questo per i nostri pattinatori? Ed ecco intanto il punteggio, 49-29, vanno dunque alle spalle dell'altra coppia cinese, Zhang Wang, che avevano 52-25. Hanno ottenuto 28-57 per quanto riguarda i technical elements, 20-72 per i components. Sì, sono più bassi sia il tecnico che i components, soprattutto i components sul 20, vedi, siamo appena appena sul 5.